è dovuto valutare che impostazione dare alla soluzione del problema, quindi sì, c'era qualcuno che ipotizzava di fare edifici nuovi all'esterno e invece noi abbiamo deciso di stare nelle mura, anche perché oltre a tutta la parte degli anziani, noi qui da un po' di tempo abbiamo anche un reparto per disabili, che tutte le mattine, una mattina sì o una mattina no, escono in 10, 12 o 15 e fanno il loro giretto, vanno in piazza, si siedono, fanno colazione al bar, e quindi è chiaro che una realtà all'interno di una comunità, come diceva Francesco prima, ha un valore aggiunto importante, molto importante. Perché questa è una fondazione che gestisce una RSA con 64 posti letto, di cui 62 sono a contratto con l'ATS, con la regione, e due invece sono a solvenza. Poi gestisce un reparto RSD, che è riabilitazione psichica, con 30 posti. Abbiamo un centro diurno con 20 posti accreditati, di cui 10 contrattualizzati e 10 sono invece privi di copertura, chiamiamola contributiva da parte del pubblico, ma per i quali pratichiamo le medesime rette che per gli altri posti. Però se mi posso permettere, siamo passati da una realtà dove comunque a Soncino c'era tutto, perché i bambini venivano a fare le vaccinazioni presso la nostra realtà. Comunque gli anziani avevano la possibilità di venire e sicuramente c'era un approccio molto familiare. Poi adesso ci siamo un pochino strutturati, lasciando aperto ad esempio l'ambulatorio infermieristico a tutta la cittadinanza in collaborazione col comune, quindi a cui gli anziani possono accedere. Non solo per chi è nella struttura, ma anche per chi vuole andare a trovare le persone in struttura, per i volontari, che bene o male sono sempre meno giovani ma sempre più magari in età avanzata e che quindi fanno la loro attività di volontariato come il percorso della loro giornata quotidiana, no? Quindi arrivano in piazza, vanno al bar, poi vanno alla fondazione, aiutano, escono, fanno la spesa, ritornano a casa. Ecco, se fosse stato fuori tutta questa realtà qui, il tessuto sociale proprio, che è il valore aggiunto, no? Che ha la nostra comunità soncinese, perché qui a Soncino abbiamo un mondo associativo che è fenomenale. Vi posso dire che allora, sul territorio di Soncino la fondazione è molto presente. È presente, ci sono dei volontari che vengono quotidianamente in struttura per aiutarci nell'accudimento degli ospiti, chiaramente sempre nel limite di quella che è la normativa, perché essendo volontari non possono più di tanto. Comunque c'è un'interazione molto attiva tra quello che è la fondazione e quello che è poi il tessuto del territorio, perché anche con le associazioni c'è una collaborazione veramente a 360 gradi. Proviamo a vedere se serve una mano o qualcosa, ma molto scettico, perché io non ero convinto neanche io. Infatti faccio un 2-3 giorni poi ne sto a casa. Ho cominciato a non darmi responsabilità, a coinvolgermi, a dire dai, facciamo qui, facciamo là, e adesso sono 4 anni e mezzo che sono qui, e a volte quando mia moglie è a casa il pomeriggio dal lavoro litigo per poter venire qui, per non dover stare a casa, cioè nel senso che preferisco, se vuoi, dopo le 5 sono libero, altrimenti... Di cosa si occupa? Io adesso aiuto nel reparto RSA, trasporto degli ospiti, li porto giù per le varie attività, non so, tipo la messa, la ginnastica, c'è la tombola, porto giù, fanno l'attività, poi c'è la merenda e poi li riportiamo su. Dal punto di vista formale, l'ospedale è stato chiuso il 1 marzo del 95. Sì. Dal punto di vista e tras un paio di mesi di ristrutturazione si è trasformato in un istituto di riabilitazione per disabili psichici dal 1 giugno del 95. Sì. Quindi fino al 95 la struttura ospedaliera era ancora viva dal punto di vista formale sì, sostanziale no, perché era gestito dal reparto di pneumologia dell'ospedale di Crema, dove alla fin fine i degenti non avevano bisogno di un'assistenza per acuti,
avevano bisogno di un'assistenza anche loro da RSA attuale. Sì. Quando ho parlato di riforma sanitaria negli anni 70, in quel tipo di riforma, all'interno di quel tipo di riforma, si era inserita la questione di fare un ospedale con orzi nuovi sulla sponda bresciana. Quindi un ospedale del tutto nuovo? Del tutto nuovo, sì. Dopo questa cosa? La cosa è naufragata come dicevo poc'anzi, questo naufragare del nuovo ospedale che avrebbe unito le due rive del fiume ha lasciato Solcino praticamente a mani nude. Anziana e sarebbe bello evitare agli anziani di dover andare, non so, l'anziano diabetico di Soncino deve andare a fare tutti i monitoraggi e il controllo a Crema, quindi deve essere la mattina per fare il prelievo, fare la visita, sarebbe bello poterlo fare in loco, cioè, ma anche perché la riforma ultima vorrebbe accentrare l'acuto all'ospedale e decentrare, diciamo, il cronico al territorio. Il servizio qui è sostanzialmente un RSA al domicilio, cioè lasciamo l'anziano e i suoi affetti a casa, quindi sì, circondato da tutte le sue cose, non è ricoverato in RSA, quindi dorme a casa, ma gli mandiamo quello di cui ha bisogno, la logopedista piuttosto che l'infermiera, piuttosto che un tot di ore di ausiliaria, sono più progetti personalizzati sul bisogno dell'anziano. Nel racconto delle storie di mio padre capisco le persone che ci sono qua adesso, che quando ti vedono vogliono raccontarti la loro storia, comunicare e spiegarti la loro gioventù, la loro vita, la loro... è bello sentirli anche se sono ripetitivi, però è bello sentirli.